il tempo per noi non è un valore in questo momento, non è una unità di misura. Noi resteremo qui fin quando non avremo risposte. Poi sarà la politica, al prefetto, ai carabinieri, alla polizia portarci fuori. E quanti sono presenti adesso sul posto? Beh, ciclicamente noi abbiamo i cantieri presidiati, quindi avremo dalle 200 persone come minimo in su. Sì. In miniera abbiamo in questo momento 50 minatori. Sì, noi abbiamo 650 kg di esplosivo e circa 1200 detonatori. Qual è lo stato d'animo che c'è sia in miniera che sopra? Guarda, lo stato d'animo è quello sicuramente di uomini che sono... che hanno delle famiglie, che in questo momento hanno ancora la possibilità di ragionare serenamente, al momento che ci verrà a mancare anche la serenità e quindi non riusciremo più a fare ragionamenti pacati e sereni, allora il minatore riprenderà a fare quello che è la sua abitudine, andremo a scontrarci con chiunque sarà in mezzo al nostro percorso. Sembra che la Sardegna sia diventata un po' il centro di questo tipo di proteste. Beh, scusa, quando tu in un territorio da Porto Torres a Cagliari hai chiuso sistematicamente la chimica, il settore minerario e non ti resta altro che le società di servizio, credo che ci sia ben poco da fare. Se un tempo eravamo additati anche solo come semplici pastori, il pastore oggi non lo fa più nessuno. Vogliamo sicuramente poter dialogare con le controparti, ma in maniera serena per poter costruire un percorso, ma per questo territorio che non sia dettato solo da chiusure di grandi aziende, ma vogliamo discutere e costruire uno sviluppo anche per i disoccupati. Stiamo organizzando una grande assemblea di tutte le realtà produttive o ex produttive, vogliamo le famiglie, vogliamo i figli, vogliamo raccontare quello che sta capitando al popolo sardo.